We don't want, go, we don't need you. Caserma ex Prandina, a un passo dal centro di Padova. Dietro queste mura la tendopoli allestita dalla prefettura per far fronte all'emergenza sbarchi. I profughi entrano ed escono, ma nonostante la richiesta avanzata da giorni, noi dobbiamo restare fuori. Siamo di là sempre dentro. Non si può... Stiamo facendo controllo. Il via vai è continuo, ma quasi nessuno vuole parlare con noi. La cooperativa che gestisce la struttura lo ha vietato. Quante persone siete dentro? It's good. It's good the situation. It's okay. Forget it, forget it. A riaccendere i riflettori sul centro d'accoglienza le denunce lanciate in questi giorni da alcuni giornali locali, secondo cui si sarebbero verificati addirittura casi di prostituzione. Le richiedenti asilo ospitate avrebbero fatto sesso in cambio dei voucher giornalieri di 2,50 euro. La prefettura smentisce, ma non ha mai fatto un comunicato ufficiale. Il comune dice che lì dentro ci sono 400 persone, la prefettura meno. Saranno tutti 300. Ma come mai non ci sono dei numeri chiari? È perché c'è molta mobilità, quindi ci sono entrate e uscite anche nella stessa giornata. Nella tendopoli sono soprattutto giovani nordafricani. This place is no good. So many mosquito, your food no, is not good. Where are you from? Nigeria. How many people are there? So much people. I arrived there before yesterday. It was dangerous, but we lost one person in our boat. Per guardare all'interno della caserma saliamo sulla terrazza di un condominio. Come vedete c'è un grande tendone bianco e sono state collocate nel tempo altre piccole tende per far fronte all'aumento dei numeri. Gli agenti di polizia ci dicono che la situazione potrebbe diventare esplosiva e chiedono più uomini e più mezzi. Questa forte concentrazione di tante persone, di tante etnie, di diverse religioni potrebbero comportare dei tumulti, dei problemi di ordine pubblico. Proviamo a immaginare cosa succede se 400-500 persone escono qua fuori e cominciano a fare una rivolta, anche perché è gente che non c'ha nulla da perdere. Se centinaia di profughi sono stipati in una tendopoli a due passi dal centro, è perché il sindaco di Padova e molti colleghi continuano a opporsi all'accoglienza diffusa. È una presa in giro, perché anche a Padova avevano detto che sarebbero arrivati un certo numero. Questo numero è decuplicato. 1, 2, 3, 10, 100, 1000, non finirà mai. Cioè, se non si bloccano questi sbarchi, non risolveremo mai il problema, perché questa è una migrazione epocale.